tutte. Ultimo giorno del mese, siamo alla fine di luglio, fa un caldo becco, quindi il trucco è ridotto ai minimi termini e dietro di me, come vedete, ho la porta leggermente aperta per far passare un po' di aria condizionata, perché sennò mi sciolgo. E dicevo, ultimo giorno del mese, quindi appuntamento consueto con le 10 cose del mese. Iniziamo dalla categoria libri, come spesso faccio. Questo mese ho fatto in tempo a leggerne quasi due, ma siccome c'è un quasi del secondo, ve ne parlerò poi alla fine del mese d'agosto, quando l'avrò terminato. Un libro che invece ho letto dall'inizio alla fine è questo qui di Michela Andreozzi, non me lo chiedete più. Il sottotitolo è, beh, c'è l'hashtag childfree, però appunto il sottotitolo è La libertà di non volere figli e non sentirsi in colpa. Questo libro è edito da HarperCollins. Io ho sentito l'autrice parlare di questo suo libro, quando era ospite dalla Pine Diego, quindi nel programma Pinocchio di Radio DJ. Come sono arrivata a casa, lo stavo ascoltando in macchina tornando dal lavoro, l'ho subito acquistato su Amazon proprio dritta. L'argomento è di per sé piuttosto delicato, e cioè il volere o non volere dei figli e quanto possa sembrare strana in qualche modo una donna che afferma di non desiderare di avere delle gravidanze e quindi di mettere al mondo dei figli. L'autrice è una attrice prevalentemente comica, o almeno io la conosco per ruoli prevalentemente comici, insomma, che credo poi faccia anche la regista in realtà. Il titolo Non me lo chiedete più deriva proprio dalla esasperazione e dalla pressione, in qualche modo, che viene esercitata sulle donne che ad una certa età non hanno figli, non li hanno ancora o magari non li vogliono avere mai. Però, insomma, la società, quindi parenti, amici, più o meno, come dire, vicini o lontani, la buttano sempre là, no? Però è un argomento talmente delicato e può essere fonte veramente di grande frustrazione, se non addirittura dolore, vero e proprio sofferenza, che il titolo Non me lo chiedete più direi che è assolutamente azzeccatissimo, perché in questo ambito bisogna necessariamente farsi i cazzi propri. Seconda categoria, serie TV. Allora, questo mese non vi segnalo serie TV né di Netflix né di Infinity né di qualche altra piattaforma, ma una serie TV che ho iniziato a vedere, che io e Matteo abbiamo iniziato a vedere insieme su Rai 1, e la serie TV di cui vi sto parlando si intitola The Good Doctor. Cioè il buon dottore, il bravo dottore. Vabbè, è la classica serie TV medical, no? Quindi a tema appunto medico, ci sono dei dottori, degli specializzandi, eccetera, eccetera, quindi cosa trita e ritrita in qualche modo, ma la particolarità è che uno degli specializzandi in formazione è affetto da autismo, quindi ha la sindrome del savant, quindi è una di quelle persone che incamerano le informazioni quasi solo guardando il libro praticamente. Però ovviamente se da un lato c'è una grande conoscenza teorica, dall'altro chiaramente essendo l'autismo una sindrome che ha a che fare con soprattutto la difficoltà nel relazionarsi, il lato umano di questo mestiere, insomma, è il lato più complicato di tutta la faccenda. Quindi abbiamo visto così le primissime puntate, dobbiamo ancora recuperarne qualcuna in realtà su Rai Play, però devo dire piacevole, non ci sta dispiacendo. Come programmi TV, ovviamente è ricominciata l'estate, è ricominciato luglio, quindi su Rai 1 sempre è ricominciato anche Super Quark. Voi sapete quanto io adori Nonno Piero, che quest'anno a dicembre compirà la bellezza di 90 anni, è ancora in gran forma e non ha avuto solo la forza di registrare le puntate di Super Quark,
ma anche quelle di un nuovo programma che va in onda subito dopo Super Quark, che si chiama Super Quark Musica, una sua grandissima passione da sempre. Lui è anche musicista. In particolare lui suona il pianoforte e gli piace molto il jazz. Oltre a tutti i servizi proposti direttamente da Super Quark, l'inizio, come sapete, ormai da anni è sempre un documentario naturalistico che spesso viene, come dire, acquistato dalla BBC, che realizza dei documentari che sono veramente bellissimi, cioè qualitativamente il top, l'apoteosi. E quest'anno, almeno in queste prime puntate, questi documentari naturalistici si riferiscono al mondo marino. Io vi consiglio caldamente di non perderveli. A proposito di mare e di mondo marino, mi ricollego subito con la quarta cosa del mese di luglio, e cioè abbiamo fatto una piccola vacanza, io e Matteo, in Romagna, quindi al mare, anche se in realtà il mare l'abbiamo visto abbastanza di sfuggita, perché... come probabilmente vi ho raccontato qua e là in qualche video, a me e a Matteo piace visitare, quindi noi andiamo in vacanza preferibilmente dove c'è il mare, ma non per stare in spiaggia, o quantomeno non solo per stare in spiaggia. Quindi abbiamo fatto 4 giorni in Romagna, appunto. A Misano Adriatico avevamo l'albergo, poi ci siamo spostati tra Rimini, Riccione, San Marino, Ravenna, Comacchio, venendo in giù. Insomma, è stata una breve vacanza, molto intensa. Siamo stati molto fortunati perché mentre qui praticamente ha fatto un temporale al giorno, in quei giorni là, noi abbiamo beccato il temporale che faceva per tutti i 4 giorni insieme, in realtà solo tornando verso casa. Quindi siamo ripartiti da Ravenna, che era l'ultima tappa del nostro piccolo tour, e per la strada tornando verso Padova c'è stato un nubifragio che veramente ha unito i 4 giorni senza temporali in Romagna, li ha scaricati tutti in quelle 2 ore lì di viaggio. Comunque siamo tornati sani e salvi, per fortuna. Ovviamente, siccome a Riccione abita Lara, My Curly Colors, questa è stata anche l'occasione per incontrarsi con lei, fare una piacevolissima lunga passeggiata per Riccione con tanto di aperitivo. Collegata strettamente alla cosa numero 4, ma anche alla cosa numero 3 in realtà, visto che vi ho parlato di documentari sul mondo marino, la cosa numero 5 del mese di luglio è stato sicuramente il cibo, e in particolare il pesce buonissimo che abbiamo mangiato praticamente 4 giorni su 4 proprio durante questa breve vacanza in Romagna. E praticamente a Misano noi avevamo un albergo che era sul lungo spiaggia, diciamo, cioè bastava attraversare la strada e si era già in spiaggia, e ho scoperto che lì praticamente ogni 20 metri c'è un ristorante proprio sulla spiaggia, tutti ovviamente cucinano pesce. Abbiamo fatto praticamente una escalation. La prima sera ci siamo trovati bene, la seconda sera ci siamo trovati meglio, la terza sera ci siamo trovati da Dio, cioè abbiamo mangiato delle cose eccezionali, buonissime, super sfiziose. Insomma, quindi sicuramente cibo pesce per quanto riguarda questo mese, questo è stato il protagonista. Luglio però vuol dire anche mese di saldi. Sapete che ho fatto pochi acquisti, tra questi sicuramente i più azzeccati che ho portato anche in vacanza sono stati i miei bei sandali belli, insomma a me piacciono, se no non li compravo. Belli e comodi, sandali gioiello, di cui vi ho già parlato e che sono stati una vera rivelazione. Ci ho fatto i chilometri camminando in vacanza, non mi hanno provocato la minima vescica, sono comodi, belli, tutti sbarluccicosi con il sole che picchia sui brillantini, quindi veramente ottimo acquisto. Vi segnalo 2 accessori. Il primo è questo, cioè questi buffi occhiali a specchio in questo color lilla violetto che ho comprato proprio a Misano Adriatico alla bella cifra di 10 euro, che però, come vi ho già detto, hanno delle buone lenti schermanti, che è fondamentalmente il motivo per cui comunque li ho comprati. L'altro accessorio che ho indossato tantissimo, praticamente non lo tolgo mai, è questo braccialettino fatto così a catenina color argento, però con questi dettagli in color oro rosa. Questo è stato un regalo da parte di una giovane donna a cui io voglio molto bene,
e che mi ha veramente commossa tantissimo. Praticamente ho pianto 3 giorni, ma non per il regalo in sé, quanto per quello che simbolizza, per quello che rappresenta. Lui è stato poi, stranamente per quanto mi riguarda, un mese dove si sono, come dire, accumulate diverse collaborazioni. Tra cui quella con Faber Organic. Ovviamente tutti questi prodotti ve li ho mostrati in azione, o comunque ve ne ho parlato durante il mese di luglio. Un'altra collaborazione sono i prodotti di Eterea che mi sono arrivati, tra cui questo qui che è l'Intensive Anti-Ox Concentrate che vi ho mostrato nell'ultimo video dedicato alla skincare routine. Ci sono state poi le ciglia finte magnetiche e altri prodotti della linea, cioè della marca, scusate, Iris Beauty, quindi queste sono in rappresentanza. C'è stata poi Bioficina Toscana anche che mi ha inviato i prodotti più nuovi, diciamo quelli usciti recentemente, cioè lo spray on the volume, la mousse e il gel gambe leggere. E infine c'è stata anche una collaborazione con un sito cinese che si chiama New Chic. Vi ho mostrato le cose che avevo scelto in base al budget che mi avevano dato. In rappresentanza di quella collaborazione vi mostro la mia bellissima borsina con la fetta di limone che sto usando veramente tanto perché è super estiva e super carina secondo me. Il profumo che sto usando di più da quando l'ho acquistato, quindi più o meno metà luglio, eravamo a San Marino, ho comprato, come vi ho detto, alcuni falsi d'autore per quanto riguarda i profumi e sicuramente quello che sto indossando di più in questo periodo è il Light Blue di Dolce & Gabbana. Perché è da sempre uno dei miei profumi preferiti e secondo me è molto fresco e quindi abbastanza estivo. L'ultima cosa del mese di luglio, che sapete già se mi seguite sulle stories di Instagram, non è una cosa piacevole, ma ahimè ogni tanto si rende necessaria, purtroppo il dentista. Niente di personale nei confronti dei dentisti, io però per quanto mi riguarda cerco di evitarli come la peste, però ovviamente ogni tanto si rende assolutamente indispensabile un intervento. E appunto durante il mese di luglio si è reso per forza indispensabile curare una carie che avevo in questa zona. Comunque è andato tutto bene, il mio portafogli si è parecchio alleggerito, però ogni tanto tocca. Bene, queste sono state le mie 10 cose del mese di luglio, che come avete visto è stato un mese piuttosto ricco. Come al solito aspetto nei commenti le vostre cose del mese di luglio, quindi fatemi un po' sapere che cosa è capitato a voi, che cosa avete usato di più, insomma, come al solito ci sentiamo qui sotto. Io per il momento vi ringrazio di aver guardato anche questo video, vi saluto e se volete ci vediamo alla prossima. Ciao!